Mister, finalmente domani si torna in campo, iniziano questi playoff nazionali. Come ci arriva la squadra a questo appuntamento? Beh, ci arriva bene, diciamo che abbiamo avuto tempo per prepararci, per recuperare i piccoli acciacchi di fine stagione. Abbiamo avuto 3 settimane per poter preparare al meglio questa gara e adesso finalmente è arrivato il momento. Domani arriverà un Terre di Castelli che ha una squadra che ha dimostrato di avere ottime individualità, una buona condizione di gioco. Come si affrontano queste gare? Più che dal punto di vista tecnico, sicuramente si richiede qualcosa di più da un punto di vista mentale. Ma certo, sono partite che si preparano da sole, come può essere il derby, come possono essere partite importanti come sono quelle di domani. Incontriamo una squadra organizzata, una squadra giovane, una squadra forte che è arrivata seconda nel proprio girone, per cui sicuramente non sarà facile, però io sono fiducioso perché conosco la forza della squadra, della mia squadra. Per cui diciamo che siamo belli pronti per fare una grossissima prestazione. Poi è normale che le partite sono fatte da episodi, ma io sono convinto che soprattutto a livello di voglia e di carattere non sbagliamo sicuramente l'approccio. Per te, al di là del tuo ruolo allenatore, che emozione sarà domani? È un'emozione bella, un'emozione bella. Io l'ho vissuto da calciatore, da capitano, l'ho vissuto da allenatore. È un'emozione che solo queste partite, ma tutte le altre ti danno. Quando entri nel Fadini, che vedi il pubblico, vedi la cornice della tifoseria così, è sicuramente una carica in più. Io magari da Giugliese vero, puro sangue, magari lo sento un pochettino di più, ma anche i ragazzi vedono e li vedo sul viso che ci tengono e che sicuramente con l'aiuto del nostro pubblico faremo una buona gara.